la storia di un ragazzo che ha davvero dimostrato come è possibile essere campioni non solo nello sport, ma anche nella vita. Signore e signori, Clemente Russo è con noi. Buongiorno, caro Clemente. Benvenuto. Un campione Ciao. olimpico Grazie. per un trentenne, benvenuto, accomodati, Grazie. grazie per essere con noi, ma anche un attore perché la sua storia è piaciuta, è arrivata anche al cinema con Tatanka, premiato fra l'altro con tre riconoscimenti, tre nomination ai Nastri d'Argento, ma anche Roberto Saviano ha raccontato della sua storia, che non è fatta solo di sport. Diciamo che lo sport è quel carrello che ha portato avanti tutti i tuoi ideali, i tuoi sogni, in una città, io lo voglio dire perché parliamo all'Italia intera, nella comodità anche delle proprie case, in una città che si chiama Marcianise. Siamo in provincia di Caserta, 40.000 abitanti. Pensate che nel 1998 è stato il primo comune in Italia dalla fine della seconda guerra mondiale in cui è stato imposto addirittura dal prefetto il coprifuoco. Sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2008, negli anni 90 la media era praticamente di un morto e mezzo. Tu dicevi che sei cresciuto e i cattivi erano i tuoi amici. No, sorridevo. Ti sei preparato bene stamattina. Se no, preparato. L'età, te sei più fatti troppo? di me che ci sono cresciuto in quella terra. Era veramente così, Clemente. Era veramente così perché purtroppo quando in una città, in un paese, ci sono delle faide, delle famiglie che si contendono il territorio, è facile che tu cresci in mezzo a dei casini, no? Ed è facilissimo a volte essere amico, a volte anche parente, parente senza volere di questa gente. Però la bravura qual è? L'intelligenza, la scaltrezza, quella di rimanerci amico, rispettare queste persone che comunque loro fanno la loro scelta, però tu prendere la tua strada e fare carriera nel buono mondo, non nel cattivo mondo, diciamo. E così è stato perché tanti di quei miei amici io non rivedo da tanto tempo perché chi è scomparso, chi non si trova più e chi ha fatto una brutta fine. Ce ne sono tantissimi che sono riusciti nei loro lavori, nei loro, diciamo, progetti come sono riuscito io. Ce ne sono tanti altri che non ci sono più. Tu hai notato tantissimo, e lo dico a chi ci segue, che magari è un genitore o un nonno, si pensa sempre a me non capiterà mai, però i ragazzi crescono in un ambiente sempre diversi, non sempre si può stare con loro. Allora c'è qualcosa però dentro che dà una spinta in più a volercela fare e a lottare, perché diventare un campione olimpico a Pechino, a Londra, medaglia d'argento, per non parlare poi di tutte le volte in cui hai combattuto vincendo, ma combattuto sempre sulla ring, eppure ricordi sempre che lo hai fatto anche nella vita, senza guantoni. Purtroppo è la cruda realtà del mondo che oggi ci circonda. Oggi è difficile vivere, oggi si sopravvive, diciamo, nella vita normale. Parliamo di. Oggi abbiamo la moda di dire la crisi economica, che poi per me tanto crisi non è. Oggi noi abbiamo perso un po' forse i valori che i nostri genitori ci hanno insegnato. Come per dirti. Il valore dell'essere conservatore, no? Oggi c'è il consumismo, oggi tutti i bambini, anche di persone che non si possono permettere, i genitori che non se lo possono permettere, hanno l'iPhone, per dirti. Certo. Quindi per me bisognerebbe tornare un po' alle vecchie maniere, ma non alle vecchie maniere di bastonare, alle vecchie maniere di rispetto e di saper vivere con quel poco, e credo che se ognuno facesse questa cosa la crisi scomparirebbe. Quindi, detto questo, ti dico che nella vita è stata dura, ecco, quindi ancora tutt'oggi è stata dura viverla. Nello sport, che ti devo dire? Le Nello soddisfazioni ci sono sport, di che state, lo vogliamo diciamo noi, parlare? lo diciamo noi, ci sono anche delle immagini straordinarie che ti vedono portabandiera a Pechino, ma poi questa vittoria così recente, davvero fino all'ultimo, in quella ring a Londra 2012, insomma avremo modo di parlare di tutto questo perché indubbiamente si diventa un esempio. Saviano, in La bellezza e l'inferno, ha scritto della tua storia e mi ha colpito perché è un
un campione del pugilato. Chi non lo conosce pensa che sia uno sport aggressivo, in realtà è uno sport che impone una grande disciplina, un allenamento pesantissimo per chi praticamente non può neanche fare tardi la sera. E Saviano scrive: le regole del pugilato sono incompatibili con quelle della del strada. Clan, della strada, è vero? È vero, me la ricordavo questa frase. E sono incompatibili perché quelle del clan, quelle della strada, il tuo lavoro lo svolgi, il tuo lavoro, il tuo essere lo svolgi proprio in strada, fuori bar, fuori dai bar, fuori, diciamo, dai locali notturni, no? Tu da piccolo, da ragazzo, era così? Era questa la vita che vedevi? Io da piccolo, da ragazzo, sono stato fortunato che a 10 anni e mezzo sono stato rinchiuso. Rinchiuso non come brutta parola, ma rinchiuso come fascino mio personale, che il maestro mi doveva dare a calci per buttarmi fuori dalla palestra. Quindi mi sono rinchiuso in palestra, però comunque, sai, nelle ore pomeridiane i miei giochi erano con quella gente lì. Erano con quella gente, però sono stato sempre, come ti dicevo prima, ho avuto sempre la scaltrezza di capire la via più giusta. Però ti volevo dire, le regole della strada e le regole dello sport. Le regole della strada sono incompatibili con quello dello sport perché parliamo di valori, la prima regola principale. I valori che ci sono sul ring, tante persone, come dicevi prima, profani in materia, non capiscono che lo sport non è violenza, perché ci si abbraccia prima e ci si abbraccia dopo, quindi non è violenza. Ma bensì le regole dello sport sono quelle di andarti a dormire la sera presto, perché altrimenti la mattina non rendi in allenamento, prendi i cazzotti e fanno male. Quindi che cosa significa? Che devi fare sacrifici nell'alimentazione, sacrifici nei ritirati presto, quindi quelle le regole della strada sono proprio l'opposto, quella che devi andare in strada di notte, a volte devi mangiare, devi bere, perché comunque sai, quando stai nel, diciamo tra virgolette, nel clan, le gozzoviglie sono diciamo all'ordine del giorno. Uh-huh. Il gozzovigliare nello sport è l'ultima ruota del carro. Forse noi gozzovigliamo solo al giorno di Natale. Che l'eccezione, eh? Senti, la tua storia è quella di chi oggi ce l'ha fatta, ma per chi nasce e per altri ragazzi che oggi invece si ritrovano a fare un percorso, ecco, come il tuo, eppure trovano tante difficoltà e soprattutto i rischi. Quali sono i rischi più grandi che in città come queste fanno veramente smettere di sognare tanti giovani? Ma i rischi più grandi sono sempre quelli più facili da scegliere. Perché ti dico questa cosa? Perché la via facile è quella che ti dà denaro, diciamo, immediato, no? Però è quella più rischiosa. Si dice giù da noi che fare il palo porta dei benefici a livello economico. Ed è così. Però sei pure quello che rischia la vita più di tutti, fare il palo. Quindi questa è la risposta che ti voglio dare. Tu ti dividi tra Marcianise, da dove non sei scappato, che sei diventato famoso, giri il mondo, eppure non sei scappato dal tuo luogo di origine, tra Milano e anche una città come Assisi. Che c'entra Assisi, eh? Innanzitutto sto cercando un camper. Per spostarti meglio. Sì, per nomadizzare meglio, perché poi mi sposto sempre con la famiglia, quindi con mia moglie e con la bambina, quindi mi seguono dappertutto e non ci so stare nemmeno più di pochi giorni lontano. Assisi è la città dove da 10 anni mi alleno, perché c'è il centro di preparazione olimpica, diciamo, ad Assisi. È un posto di ritiro sia spirituale che ritiro di allenamento proprio. Carica, che poi anche questo, sì, a me piace tantissimo, tant'è vero volevo comprare casa lì e trasferirmi lì. Però comunque sai, noi siamo un po' come i calciatori, quindi giriamo come certo. Girano i tornei, come girano diciamo, i luoghi di allenamento. Milano perché da 3 stagioni che milito nella Dolce Gabbana Italia Thunder, che è la sede in Milano, e quindi diciamo 10-15 giorni al mese sto anche a Milano, e Marcianise dove ci sono i miei affetti, dove ho la mia casa, diciamo, natale,
appena ho qualche giorno libero vado a trovare i miei cari. Ecco, la tua famiglia come ti è stata vicino? Parlo soprattutto dell'inizio, dei momenti in cui un ragazzo è giovane, lotta per cercare di emergere anche in uno sport dove non è assolutamente scontato farcela, soprattutto a questi livelli, e dove però lo sport è quella strada che può permettere di uscire dai pericoli anche di una via fatta di scelte facili, di soldi facili. Ma la mia famiglia, devo dire la verità, mi è stata sempre vicina, specie mio padre, perché era uno sportivo, lui voleva che io dovevo fare il ciclista come lui, no? E mi ha preso dalla box solo per dimagrire, con la speranza che poi ritornavo. Perché è vero che tu eri giovane, come si dice? Ero cicciottello. Con la speranza che poi ritornavo in bicicletta, però non ci sono più ritornato. Ma lui è stato contento, infatti ha seguito tutti gli allenamenti miei e è venuto a tutte le mie gare. Mia mamma, dal primo giorno, all'inizio era contenta perché stavo dimagrendo, mi vedeva che dimagrivo. Poi quando sono salito sul ring per la prima volta, ho detto: quando è che smetti? E c'avevo solo 14 anni. Ancora oggi che ne ho 30, dici: ma ancora devi scocciare. Chi te lo fa fare? Quindi, però quella è una dimostrazione di affetto nei miei confronti, però questo per dirti che la mia famiglia è stata sempre presente, mi è stata sempre vicina, ma mi danno molto libertà e si fidano molto delle mie scelte. Ancora Saviano, nel suo libro, in cui racconta la storia di un ragazzo che è soprannominato con il nome di Tatanka, quello di un bisonte, è vero o no? Sì, Tatanka nasce nel 1998, questo soprannome me lo diede Angelo Musone, che è un ex pugile, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Marcianise, all'epoca mi allenava lui, e perché io ero un po', diciamo, non preparato tecnicamente, allora siccome ero molto più grosso rispetto agli altri bambini fisicamente, agli altri ragazzi, no? Cercavo di demolire, cercavo di vincere con la forza fisica, quindi abbassavo la testa come un bisonte proprio e tiravo sti cazzotti. E mo per farmi rientrare nella mia stile, nella mia tecnica, dicevo: non fare il Tatanka, alza la testa e fai il pugilato. Quindi Tatanka, è rimasto Tatanka, anche se la tecnica poi si è evoluta ad affinare, certo. Si è evoluta, Tatanka è rimasto. Poi mi piace, ci sto bene. Senti, chi si occupa di cinema, e in molti hanno espresso questo giudizio molto positivo di una tua partecipazione come attore ad un film che porta proprio il nome di Tatanka, nei feudi della Camorra, la tua storia. Allora, vediamo insieme queste immagini tratte però anche non solo dal film, ma da quelle della tua vita e delle tue vittorie, per presentarti ancora meglio a chi ci segue a casa. Anche questo è Clemente Russo. Roberto Saviano, raccontando della tua storia, che ripeto vuole essere la storia di un ragazzo, lo vedete, trentenne, di successo oggi, ma che si è guadagnato tutto riuscendo a rimettersi in gioco da un destino, come diceva all'inizio della trasmissione, che sembrava aver condannato tutti i ragazzi che crescono in una città così difficile come quella di Marcianise a vivere nella strada, a scegliere il male invece che il bene. Così non è stato per lui. Nella tua ambizione può raccogliersi l'aspirazione di un intero territorio e porti nella tua sfida le speranze di molti. I pugni che dai e ricevi sul ring smettono di essere gesti sportivi e diventano simboli di un'intera generazione. Allora smetti di combattere solo per te stesso, per il tuo titolo, per i tuoi allenatori, per i soldi da portare a casa, per la fidanzata che vuoi sposarti, e combatti per tutti. È per questo che quando ti incontrano anche a Marcianise dicono: non quando parti, ma quando è che partiamo? È vero, è vero. Infatti appena anche stamattina sono entrato in studio,
La domanda più frequente, visto che mi sono infortunato al deltoide posteriore la settimana scorsa, quindi ho dovuto saltare il match di sabato, e quando ricombatti di nuovo? Quindi questo è una grande gioia per me, significa che trasmetto emozioni quando sto sul ring alle persone che mi seguono, alle persone che mi vogliono bene. Quindi oggi ho 30 anni. Credo di dare almeno altri 3-4, anche 5 anni di emozione a queste persone. Perché io mi diverto sul ring. Se so che faccio divertire alla gente, sono ancora più felice. Quindi mi dedicherò a questo sport ancora sempre, metterò sempre più ambizione e più passione.